Buonasera signore e signori, sono E88, benvenuti con la sesta parte della nostra guida Pokémon Y. Scusatemi per l'attesa, ma purtroppo per una settimana non ho avuto il computer, si era praticamente distrutto l'alimentatore e la scheda video, era stata fulminata. E quindi eccoci ritornati qua per quanto riguarda la nostra guida con la sesta parte. Spero che vi sia mancata un po' la mia guida. Ecco, l'ultima volta, nell'ultimo video, avevamo appunto preso, grazie al dono segreto, Vivillon, che però non mi ricordo se lo volevo utilizzare o meno nella nostra guida. Ci penserò, ma non credo, perché non è che mi piaccia moltissimo tenerlo, quindi preferisco magari allenare Froakie, che a livello 13, tra l'altro, ancora non lo state vedendo. Prima lo devo curare, perché ovviamente nella parte di sotto è quella, diciamo, quella touch dove si vedono. Comunque sia, riprendiamo. Adesso ho aggiustato il computer, ce l'ho e posso finalmente rielaborare e ricosare i video. Spero appunto che questa guida vi sia mancata, anche perché anche a me è dispiaciuto molto non poter registrare, ma purtroppo ovviamente, cioè, si sa che quando succedono questi intoppi, cioè, ci stanno e purtroppo capitano. Andiamo ad affrontare questo Corphish a livello 10 con il nostro Froakie a livello 13. Utilizziamo i botta, ecco, non è che gli tolga tantissimo. Lui utilizza Fangata, che va a praticamente indebolire le mosse di tipo elettro che potrebbero essere utilizzate in questa battaglia, estrapolando da questa battaglia. Tanto oramai è una lotta contro un Corphish, insomma, una cosa più normale. Mi ha suggerito il mio fido collaboratore Magiston 23 di tentare di elaborare il file che registro con la videocamera direttamente con Camtasia. Prima dovevo riregistrare il file, come è stato successo nelle ultime due praticamente parti, e poi caricarlo. Adesso proverò a fare un altro modo, spero che sia più veloce, sia anche più leggero il file, perché non era tantissimo e la si perdeva molto qualità. Quindi spero veramente che mi possa leggere il file Camtasia e, insomma, poter gestire al meglio. Comunque, Froakie tenta di imparare la mossa Idro Pulsar, ovviamente gliela facciamo dimenticare al posto di bolla. Idro Pulsar è una mossa molto buona, efficace per quanto riguarda le mosse tipo acqua, e va nel Bisol a livello 6. Tra l'altro ha la possibilità anche di confondere. Litleos era a livello 9 e abbiamo sconfitto il giardiniere. Ok, proseguiamo. Ancora il nostro Froakie non si evolve. Qua c'è uno strumento. Cos'è? Dell'etere, bene. L'etere che tra l'altro può essere sniffato. Io non sapevo questa cosa. Su un film parlarono dell'etere che veniva sniffato. Boh. È tipo, allora, il nostro Minos si inizia a sniffare l'etere. Qua ci sono soltanto Pokémon di tipo d'erba. Io non avrei molta voglia di catturarli, perché ho visto che c'è, ma sono sempre i soliti, insomma. Andiamo ad affrontare il germano Pokéfan, che manda in campo il suo Pichu. Utilizzeremo Idro Pulsar, spero che lo possa abbattere, anche perché qui c'è un Pokémon elettrico, quindi potrebbe non essere una cosa buona. Vediamo un po', a livello 7 penso di sì. Bellissima l'animazione di Idro Pulsar, perfetto. Qui ci viene Manto KO. Ok, perfetto. E verrà mandato un Pikachu, ma teniamolo. Credo che alla prossima città svuoterò la squadra, toglierò Litleo. Credo va nel Bubblebean, il coniglio, di tenerlo. Più che altro perché se mi dovesse servire di imparare, non so, qualche MN tipo taglio, non ho assolutamente intenzione di darlo a qualche mio Pokémon, ma lo utilizzerò un po' tipo schiavo, come si faceva con Bidoof o Zigzagoon, così, insomma, da tenerlo al meglio. E non voglio utilizzare assolutamente attacco rapido, perché al 100% quel Pikachu avrà statico e mi va a paralizzare il mio Froakie. Bellissima l'animazione di Pikachu quando viene sconfitto. 216 punti esperienza. Bunnelby sale a livello 7 e impara anche attacco rapido, quindi ci potrebbe far comodo. Litleo sale a livello 10, questo ci fa un po' meno comodo, anche perché, insomma, Litleo non rientra nei nostri piani. Ok, proseguiamo. Chi sono questi due? Due elegantoni.
Conosci un Pokémon chiamato Flabébé? No. Oh, vedo che già ha registrato. Ah, se lo dici te, non so da che ti è un Pokémon tipo Folletto. I Pokémon tipo Folletto sono stati classificati solo di recente. Cioè, ovviamente, sì. Vedo come vedete vari tipi di Pokémon. Ah, sì, beh. Per far lottare i Pokémon di tipo Folletto con i Pokémon di altro tipo. Io mi chiamo Sina, un nome grazioso, non trovi proprio come me. Io sono Dex, io, professor Platano, mi ha affidato un Pokémon e un Pokédex 2 anni fa. Si può dire che sono un veterano. Se vuoi posso accompagnarti al laboratorio di ricerca Pokémon. Sì, bene, andiamo. Vai. Andiamo tutti insieme. Tanto. Questi hanno dei Pokémon Folletto. Sarei curioso di utilizzarli i Pokémon Folletto, dato che sono stati entrati ora. Ciao. Luminopoli è la città più grande di Kalos, non l'ho ancora esplorata tutta. Ok. Tu e il tuo Froakie siete affidati, i Pokémon si affezionano più facilmente se vanno in giro assieme al proprio allenatore. Ecco, questa è la Metiri 27 che contiene il ritorno. E credo che il ritorno lo insegno a Froakie e al Pokémon di tipo volante. Perché potrebbe essere utile appunto. Allora, vediamo un po'. Assillo, che mossa è? Che lancia un attacco che tormenta avversario per 4-5 turni, perfetto, che non ci interessa. Ah, guarda, guarda, da qua sotto dallo schermino si vede. E togliamogli botta. 1, 2, tada. Ok. Fletching, eccolo qua, puoi imparare ovviamente ritorno. Vediamo un po'. Che gli posso togliere? Io toglierei Ruggito anche perché azione comunque sia fisico. Mi sembra che Fletching sia un po' più forte sull'attacco fisico, però ecco, anche la mossa a ritorno ci potrebbe essere utile. E usciamo da qua. Vediamo cosa si trova, eh? Luminopoli, oh, Ganzo! Spettacolo. Animazione spettacolare. Una strada. Macchine no, eh. Bene, allora ti aspetto davanti al laboratorio. Il laboratorio è laggiù, seguila e lo troverai. Vediamolo. Ganzissimo. Molto divertente, sì. Andiamo a vedere cosa c'è. Corso basso. Che cos'è un Pokémon quello? Fru fru. Un cane. Eccolo qua. Il laboratorio Pokémon del professor Platano si trova in questo edificio. Dai, entriamo. Subito. Andiamo. Magari ci danno qualche Pokémon. Ne hai fatta tanta di strada da Borgo Bozzetto per arrivare fin qui. Il professore ti aspetta al secondo piano, non perde tempo, usa l'ascensore. Un attimo, arrivo. Dai, che è una capsula. A che poi vuoi andare al secondo, perché ti hanno detto che era al secondo piano, professore. Andiamo. Eccolo, il nostro grande professor Platan. Finalmente ci rincontriamo. Mettiamo musica in tutto soft. Eccoti, vieni nel mio studio. Arrivo un attimo, fammi entrare. Permetto. Grazie per essere venuto fin qui da Borgo Bozzetto. Io sono il professor Platan. Allora, come sta andando la tua avventura? Hai incontrato molti Pokémon? Andiamo subito un attimo da Pokédex. Vediamo, a Kalos Centrale hai incontrato 21 Pokémon. Buono, vedo. Oh, però davvero niente male, hai incontrato un discreto numero di Pokémon, buono. Ragazzo mio, tu hai qualcosa di speciale, mi aspetto grandi cose da te. All'inizio pensavo di affidare. Oh, sì, vabbè, dai. Dai, ok. La famosa pilota di Formula Ryan si era trasferita qui, ok, sì, va bene. Chi è qui? Ah, loro due. Facciamoci una lotta. Io sarò il tuo sfidante. Ma come? Ma wow. Proviamo. Grande, dobbiamo sfidare anche il professore. È la prima volta che si sfida. C'era anche un glitch per sfidare il professor Rock su Pokémon Rosso. Manda in campo Bulbasaur. Oh, grandissimo. Bah, Bulbasaur, che spettacolo. Però contro Bulbasaur ovviamente mandiamo Fletching. Ora, se a me questo mi regala un Pokémon, sarei molto combattuto tra prendere Charmander, Squirtle o Bulbasaur. Allora, Squirtle è il mio Pokémon preferito. Però anche Bulbasaur come Pokémon di tipo d'erba non sarebbe affatto male. Charmander no, perché Fletching ovviamente sarà il nostro tipo di fuoco. E quindi non avrei tanto.
Non lo voglio sostituire, anche se sì, è vero, Charmander se si evolve nel caso diventa Charmeleon e Charizard, però dai ragazzi, è troppo, cioè nel senso, sì è divertente, però secondo me è meglio continuare così, e, però ecco, utilizzare nel caso Squirtle come Pokémon di tipo d'acqua, sì potrebbe essere l'ideale, anche perché è il mio Pokémon preferito, però insomma c'è Froakie, insomma... Divillion sale a livello 13, c'è Froakie che sarebbe tanta roba. E quindi credo che la nostra scelta, nel caso, non penso che lo regali, però nel caso credo che prenderei Bulbasaur. Fammi vedere l'animazione di Squirtle com'è. Intanto mandiamo Froakie. Oddio, ma è spaventoso, è bellissimo, dai, che spettacolo. Vediamo il ritorno, vediamo un po' quanto gli togliamo. Beh, discreto. Squirtle usa pistola acqua, ovviamente non è molto efficace, di nuovo andiamo con il ritorno, perfetto, utilizzazione e via di nuovo con ritorno. Credo che a questo punto Froakie, cioè si evolva o comunque sia, mi, ecco sarà il livello 15, ok, vediamo, va nel bisale a livello 8. Fletching a livello 16. Spero che si evolva. Flagello no, flagello no. Perché flagello comunque sia. Cioè, devi essere comunque sia parecchio debole per infliggere parecchio danno all'avversario. Manda Charmander. Charmander è forse uno dei più carini come look. Però Bulbasaur secondo me potrebbe essere un'ottima scelta. Vai, Charmander manda proprio KO. Perfetto, Litleo sale a livello 11, Litleo voleva imparare qualche in testa, ma non gliela faccio imparare, tanto verrà mandato nel box. Oh, hai vinto, ci sai fare, tanta roba. 1400 pokemonete. Bene, ne ho avuto conferma. La conferma di cosa, professore? Esce tanto se è un allenatore fuori dal comune, per questo vai a affidarti un altro pokemon, scegli quale preferisci. Fermi, cos'è? Oddio sì! Oddio che spettacolo! Perché non mi metti a fuoco l'immagine? Allora potremmo scegliere tra Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Allora, Squirtle ovviamente abbiamo Froakie e... cioè... boh, utilizzare un altro Pokémon di tipo acqua mi sembra un po' una sciocchezza perché... c'è Froakie e quindi no. Charmander potrebbe essere una buona scelta, anche perché insomma arrivare a Charizard, però abbiamo il nostro uccello. Io, detta così passa male, io andrei per Bulbasaur. Guarda, non l'ho mai preso e boh, andiamo con Bulbasaur. Sì. No, non voglio dare il soprannome. E tiene anche questa mega pietra, che è la Venusaurite. E ora scegliete anche voi il vostro Pokémon, senza litigare, mi raccomando. Ganzo! Ah, vabbè, la date solo a noi tre, all'ordine no. Bene, buona cosa importante da dirvi, perfetto. Mi segue tra Mega Bruce e Mega Pietre che vi ho appena dato sono un indizio per risolvere il mistero di questa nuova forma che Pokémon possa assumere durante la lotta. La Mega Evoluzione, il Pokédex, non conta, mio caro trovato, se pensi che essere il migliore significa completare Pokédex, metticela tutta a completarlo. Dai, io voglio vedere Bulbasaur, dai. Dai, su. Ok, io credo che essere diversi dagli altri sia un punto di forza, perciò voglio distinguere imparando usando Mega Evoluzione, ok. Ok, voglio vedere Bulbasaur adesso. Bulbasaur a livello 10. Attacco tantissimo, attacco speciale molto, difese frustata, ragazzi. Credo che sia un ottimo elemento Bulbasaur. Sì. Credo proprio di sì. Ok, quindi la parte per oggi termina qua, la sesta. Abbiamo ricevuto Bulbasaur, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da E78. Ciao ragazzi.